Eder. Mech. Pallister. Le indagini sull'omicidio di Francesca Deidda continuano a fare progressi. Nella casa di via Monastir, condivisa con il marito Igor Sollai, sono state rinvenute tracce biologiche che potrebbero rivelarsi cruciali. Sul divano, infatti, sono state rilevate sostanze che sembrano essere sangue. Questa scoperta, se confermata dalle analisi, potrebbe fornire elementi fondamentali per ricostruire la dinamica dell'omicidio. I carabinieri del RIS di Cagliari sono entrati nell'abitazione questa mattina, dopo che i resti di Francesca erano stati rinvenuti in un borsone lungo la Vecchia Orientale, nel territorio di San Vito. Igor Sollai, 43enne, si trova attualmente in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie e di averne occultato il corpo. Particolare attenzione è stata riservata ai cuscini del divano, che, come rivelato da Eder McPallister già ieri sera, potrebbero essere stati il luogo dell'omicidio. Secondo le informazioni, Sollai aveva tentato di vendere i cuscini dopo la scomparsa di Francesca avvenuta nei primi di maggio. Questo tentativo di disfarsi degli oggetti legati alla donna potrebbe rivelarsi significativo. Inoltre, gli inquirenti stanno esaminando anche l'auto di Sollai, sequestrata ieri e passata al setaccio, dove sono emerse ulteriori tracce ematiche. Gli investigatori, coordinati dal PM Marco Cocco, continuano a raccogliere elementi quotidiani che possano contribuire a fare luce su questa tragica vicenda. Questa mattina, i RIS hanno lasciato l'abitazione portando con sé i cuscini per ulteriori analisi. Gianfranco Piscitelli, avvocato di Andrea Deidda, il fratello di Francesca. La 42enne scomparsa all'inizio di maggio a San Sperate e i cui resti sono stati trovati in un borsone lungo la Vecchia Orientale, ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti riguardo alla situazione attuale delle indagini. Le sue affermazioni giungono dopo che sono emersi nuovi elementi dai rilievi effettuati dai carabinieri del RIS, sia nell'auto della donna che nell'abitazione che condivideva con Igor Sollai. Il 43enne è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Il quadro indiziario è ormai chiaro. I carabinieri hanno portato via pacchi neri. Non ci sono più margini per continuare a negare. Ora ci aspettiamo solo una confessione, ha dichiarato Piscitelli. Ieri sono state rilevate tracce di sangue sul sedile posteriore della Toyota Laris di Francesca, un sedile che Sollai aveva affermato di aver sgrassato bene all'acquirente dell'auto, venduta dopo la scomparsa della donna. Oggi, ulteriori tracce biologiche, presumibilmente sangue, sono state trovate anche sul divano dell'abitazione di via Monastir. Lo stesso divano che Sollai aveva tentato di vendere dopo la scomparsa di Francesca. Al termine di un sopralluogo durato circa 7 ore, i RIS hanno lasciato l'abitazione portando con sé i cuscini del divano e altri elementi di interesse per le indagini. Carlo De Murtas, avvocato di Sollai insieme alla collega Laura Pirarba, ha annunciato: domani torneremo in carcere per parlare con il nostro assistito e confrontarci sugli ultimi elementi emersi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!